Quali problemi causa la sindrome da policistosi ovarica e quali sono le comorbilità, come diciamo in medicina, cioè le altre patologie associate? Innanzitutto dobbiamo chiarire un altro aspetto cardinale, che la sindrome da policistosi ovarica non è una patologia esclusiva dell'ovaio. Anzi, c'è un aspetto inerente al metabolismo che oggi consideriamo sempre più importante nella genesi, ossia nella comparsa della sindrome della policistosi ovarica, ma anche nel suo peggioramento, nella sua progressione. E questa è attinente all'utilizzo periferico dell'insulina. L'insulina è un ormone prodotto dalle cellule pancreatiche di tipo beta, le cellule Langerhans cosiddette, che ci aiuta ad utilizzare in modo appropriato gli zuccheri, in particolare il glucosio. Quando noi abbiamo un utilizzo inadeguato dell'insulina a livello periferico, la glicemia sale, ma abbiamo anche una perturbazione dell'attività dell'ovaio. Che cosa ci fa dire se una ragazza è più a rischio di avere un aumento della resistenza periferica dell'insulina e una micropolicistosi ovarica? Innanzitutto la storia familiare, la famosa anamnesi. Una volta i medici dicevano: una buona anamnesi è già mezza diagnosi. Vero. Dovrò chiedere che cosa? Ci sono diabetici in famiglia? Ci sono persone sovrappeso o francamente obese? Ci sono donne con la panciotta e uomini con la panciotta, perché l'aumento della circonferenza addominale, soprattutto negli anni intorno ai 50, menopausa per le donne, oltre, predice un aumento, una sindrome metabolica, un aumento del rischio cardiovascolare, ma anche un aumento del rischio di diabete. E ancora, ci sono donne, la mamma, la nonna, qualche zia, che avevano già sintomi di iperandrogenismo, quindi l'acne, capelli più radi, peluria eccessiva, sovrappeso di nuovo. Bene, questo scenario ci dice che c'è una vulnerabilità genetica alla sindrome da policistosi ovarica. Ma attenzione, i geni predispongono, non ci obbligano. In altre parole, è importante sapere quali sono le nostre vulnerabilità genetiche, e ognuno di noi ne ha più di una, per avere un comportamento che contrasti l'azione di questi geni. Noi parliamo di penetranza ed espressività di un gene. Cosa vuol dire? Non basta avere i 52 geni che predispongono al diabete, ma quanto questi geni penetrano e si manifestano, si esprimono, dipende dai nostri stili di vita. E allora chiudo il primo cerchio su come prevenire o modulare la sindrome della policistosi ovarica. Innanzitutto, ragazze e giovani donne in ascolto, ma anche signore un po' più in là con gli anni, attività fisica quotidiana di tipo aerobico, perché il camminare veloci un'ora al giorno, che non costa nulla, va a ottimizzare, si dice, l'utilizzo periferico dell'insulina, e questo è un primo potente aiuto per migliorare l'attività dell'ovaio. Secondo, attenzione all'alimentazione. Se abbiamo detto che l'insulina regola l'utilizzo degli zuccheri, è chiaro che se io evito il sovraccarico di zuccheri, facilito anche la mia amica insulina. Quindi evitiamo glucosio e saccarosio. Il fruttosio in giuste quantità può essere ammesso, perché entra nelle cellule senza l'insulina. E ancora, attenzione all'eccesso calorico, perché l'alterazione metabolica comporta poi incrementi ponderali, e nell'incremento di peso noi abbiamo un altro fattore di patologia, perché le cellule adipose non sono il lardo che dorme, sono delle fucine pazzesche di produzione di ormoni, anche maschili, e di sostanze infiammatorie. Quindi attività fisica quotidiana aerobica un'ora al giorno, e se vi piace poi nuotare un'ora va benissimo, ma insomma il camminare è molto semplice, e una dieta appropriata sono fattori formidabili per limitare l'espressione dei geni della policistosi ovarica.
Poi, naturalmente, interverremo con una sostanza che nel tempo si è dimostrata sempre più preziosa per aiutare l'ovaio a lavorare meglio, che è il mio inositolo. E questo, combinato 41 col chiroinositolo, ci aiuta a mantenere una risposta ormonale dell'ovaio ottimale utilizzando un integratore. Ma io insisto sempre moltissimo, prima di tutto noi siamo i protagonisti della nostra salute con stili di vita appropriati. Se non lo facciamo, abbiamo poi dei rischi che si vanno ad accumulare e lo vedremo nel prossimo spazio.